Una buona serata, ben ritrovati con dentro la notizia crisi in Ucraina. È stata anche oggi una giornata caratterizzata da forti bombardamenti che hanno colpito Kharkiv ed altre città ucraine che i russi stanno cercando di conquistare, ma trovano la resistenza non solo delle forze ucraine, ma anche del popolo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, è stata una giornata caratterizzata davvero da tante notizie importanti, di cui una è arrivata nel corso della serata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ci occuperemo della marcia della pace, perché c'è una testimonianza di un prete della comunità ucraina ieri alla marcia della pace a Cirignola, in provincia di Foggia. Ci occuperemo anche di calcio con la Coppa Italia ed anche di pallavolo Serie C femminile. Ancora una buona serata e ben ritrovati con dentro la notizia. Dunque, in apertura, la crisi ucraina. Sono arrivati a oltre 2.000 le vittime in una settimana del sanguinoso attacco che la Russia sta portando nei confronti della Ucraina. Intanto, stasera dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è arrivata una importante notizia, una risoluzione che condanna l'invasione russa nella regione, con 141 paesi che hanno detto sì, 5 contrari e 35 astenuti, tra cui anche la Cina. Intanto il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina, che si sarebbe dovuto svolgere questa sera, è stato rinviato a domani. La conferma è arrivata direttamente dai negoziatori russi e si terrà in una foresta al confine tra Bielorussia e Polonia. Per quanto concerne la condizione legata proprio all'Assemblea generale dell'ONU che si è conclusa con la risoluzione di cui abbiamo parlato, l'ambasciatore ucraino ha accusato la Russia di genocidio nel suo intervento all'assemblea straordinaria. Adesso andiamo a parlare, rimaniamo a parlare di crisi in Ucraina, della guerra, perché ci sono molte città che in questo momento si stanno predisponendo per cercare di dare accoglienza ai profughi che sono fuggiti da quella regione. Una di queste è Troia, in provincia di Foggia, e la storia ce la racconta Luca Vernice del TG Blu. Parte dal piccolo paese foggiano Troia il programma di accoglienza di familiari e parenti dei cittadini ucraini residenti o domiciliati a Troia, un modo per aiutare e richiamare in Italia parenti e familiari in pericolo a causa della guerra. La nostra comunità, la comunità di Troia, apre le porte ai profughi di guerra dell'Ucraina. Tutti i cittadini ucraini residenti o domiciliati a Troia potranno richiamare in Italia parenti e familiari che sono in pericolo di guerra. Infatti la nostra città offrirà loro vitto e alloggio. Ufficialmente a Troia abbiamo 5 residenti, tutte donne, alcune anche sposate, e ben inserite nel tessuto socio-economico e culturale della nostra comunità. Naturalmente questo invito non è rivolto solo a loro, ma anche a chiunque si trovi nel nostro territorio e sia semplicemente anche domiciliato. La nostra città è sempre stata accogliente, per questo abbiamo l'obbligo di non solo fare qualcosa a parole, ma essere fattivi. E continuiamo a parlare della situazione legata in Ucraina, perché ieri la regione Puglia ha approvato un emendamento che è stato presentato dal Partito Democratico, dai 5 Stelle, da parte dell'Italia, che condanna con forza quanto è avvenuto in Ucraina. La presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, si è detta scandalizzata
fatta per quanto è avvenuto e ha anche fatto i complimenti all'Europa che ha dimostrato fermezza e compattezza in questo momento così particolare. Ed ora occupiamoci di un'altra notizia che ieri tantissime persone, nonostante il freddo, hanno partecipato alla marcia della pace a Cerignola in provincia di Foggia. Era presente tra gli altri anche un prete della comunità ucraina, padre Oleg. Sentiamo che cosa ha detto nel corso della manifestazione che è stata voluta dal locale comune e dalla diocesi che si è svolta ieri sera in piazza Matteotti. Sentiamolo. Ma questa non è molto piccola, ma molto forte nostro paese, che è forte di spirito. E oggi molto lieto che ho visto tante persone che vogliono chiamare per pace e stare vicino di noi nel nostra battaglia, perché guerra non si vince solo con armi, guerra vince con volontà, vince con pace, vince con preghiera. Bene, queste le parole del prete della comunità ucraina, padre Oleg, lo abbiamo sentito, avete visto anche che c'era al suo fianco il sindaco della città Ovantina, Francesco Bonito. E noi abbiamo proprio un servizio che riassume quello che è successo nella marcia della pace di ieri sera. In tantissimi hanno sfidato il freddo al Cerignano nel Foggiano martedì per partecipare alla marcia della pace voluta dal locale comune e dalla diocesi, sotto le guide del sindaco Bonito e dell'amministratore apostolico Monsignor Cacucci. L'evento, avvenuto in piazza Matteotti all'esterno del teatro Mercadante, ha raccolto una marea di persone, scuole, associazioni culturali e di volontariato, nonché semplici cittadini, per dire un no chiaro alla guerra in Ucraina ed auspicare un ritorno quanto prima possibile alla pace. Parola che in questi giorni viene usata poco, ma che in uno scenario di guerra come quello attuale vale forte più che mai. La speranza è che le armi possano tacere il più presto possibile per ridare speranza al popolo ucraino, lontano ma terribilmente vicino a noi. E abbiamo il tempo prima di salutarvi anche di andare alla pagina sportiva. Cominciamo con la Coppa Italia di calcio perché sta per cominciare tra poco la sfida tra Fiorentina e Juventus. Si tratta della semifinale di andata della seconda prestigiosa competizione italiana. Ieri sera si è giocata la prima semifinale a San Siro, il derby tra Milan ed Inter è finita 0-0. A grande attesa al anche per il ritorno dell'ex Vlahovic in una partita che, come hanno giustamente detto i due allenatori, si spera possa essere di spettacolo e di grandi emozioni. Parliamo adesso anche della pallavolo perché finalmente si torna in campo per quanto riguarda la Serie C femminile. Domani verranno recuperate due partite della quinta giornata del girone di ritorno, esattamente pallavolo Cerignola ed Adria Bari e Dinamo Petta Star Volley Bisceglie. Per la pallavolo Cerignola si tratta della prima delle tre partite che saranno recuperate nell'arco di pochissimi giorni, quindi un vero e proprio tour ricordiamo che le ragazze Ovantine non vincono in pratica, anzi non scendono in campo da quasi 2 mesi e per lo stop forzato ed anche per la condizione legata all'emergenza sanitaria. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro giornale. Prima di salutarvi, torniamo di nuovo con le immagini a Kiev, col quale ormai da una settimana abbiamo aperto
aperto e chiuso le edizioni del nostro giornale. Ancora una volta, stasera le sirene non risuonano, quindi c'è una calma apparente, ma la sensazione è che potrebbe essere ancora una notte che potrebbe essere segnata da esplosioni ed anche da bombardamenti. Intanto, lo ricordiamo, domani mattina si incontreranno delle delegazioni, scusate, sia della Russia che della Ucraina per cercare di trovare quantomeno una soluzione o perlomeno un cessate il fuoco che possa essere duraturo il più possibile, sperando che anche l'attacco che la Russia sta sperando nei confronti di questa regione si possa in qualche maniera fermare. Bene, per questa sera noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che le notizie e le edizioni dei telegiornali li troverete come sempre in continuo aggiornamento sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo per la nostra edizione straordinaria domani mattina alle 8. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.